Oggi il cassetto dei ricordi, la nostra memoria ci porta decisamente ad una delle pagine più buie della storia recente del nostro paese. E insomma, ripercorrere insieme quell'avvenimento ci darà anche l'opportunità di ricordare una delle figure più interessanti della vita politica italiana, quello che da tutti viene ricordato come il grande statista che morì ucciso dalle Brigate Rosse. Allora, per capire, ma gli indizi, come dire, portano a un nome e un cognome ben preciso, però apriamo il nostro cassetto dei ricordi e tiriamo fuori la prima pagina di Stampa Sera, un quotidiano di informazione dell'epoca, datato ovviamente marzo 1978, 16 marzo 1978. Il titolo, lo leggete, rapito Moro dalle BR, uccisi 5 della scorta. Quella mattina il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro appunto, era stato rapito. Iniziava quel giorno la lunga prigionia che poi durò 55 giorni e che portò alla fine all'uccisione del presidente, in cui, lo ricorderete tutti, il cui corpo venne ritrovato in via Caetani il 9 maggio del 1978. Ora, per ricordare la figura di Aldo Moro, l'Aldo Moro anche e soprattutto politico, abbiamo due ospiti d'eccezione che vi presento, a partire da Pierluigi Castagnetti, politico italiano, che militò nelle file della DC fin da giovanissimo, già segretario nazionale del PPI, fra i fondatori della Margherita, peraltro conobbe il presidente Moro, e di questo parleremo tra pochissimo. Grazie per essere con noi, Castagnetti. Ringrazio Raniero Lavalle, giornalista, fu responsabile del quotidiano della DC Il Popolo, sotto proprio la direzione di Aldo Moro. Grazie ad entrambi per aver accettato il nostro invito. Però prima di analizzare la figura di Aldo Moro, io direi di partire dalla voce, no? Dalla voce dei giovani di oggi, perché vediamo quanto è rimasto della lezione di Aldo Moro e della memoria di Aldo Moro. Siamo andati, non a caso, proprio in piazza Aldo Moro, qui a Roma, che è praticamente la piazza dell'Università La Sapienza. E queste sono le voci dei ragazzi, dei giovani universitari che ha incontrato la nostra Lucia Pecorario. Bella domanda. No, non lo so. Io non lo so. Sì, oddio. No, non me lo chiede. No. Non so, un partigiano? Presidente della Democrazia Cristiana. Era capo del governo? Presidente del Consiglio. Era anche un docente universitario nella facoltà di scienze politiche. Di sinistra, partito comunista. Sinistra. Dei comunisti, se non sbaglio, della Democrazia Cristiana, faccio sempre confusione. E Democrazia Cristiana. Il progetto politico mi chiede un po' troppo. Questo non lo so. Stato mafia? Faceva parte di quella fronda della Democrazia Cristiana che voleva aprire al PC. È stato ucciso, però guarda, non sono molto informata. Non mi ricordo esattamente il perché. Non fu preso alle Brigate Rosse a via Mario Fani, dove fu ammazzato tutta la scorta. Bloccato con la scorta massacrata, trucidata, e lui chiaramente rapito e poi ammazzato. Che anno? Sarà stato 70 o 80? Gli inizi dei 90 forse. 1980, gli inizi degli anni di piombo. Anni 70, 78. Allora Castagnetti, c'è un po' di confusione, mi pare di capire, però questa confusione, che peraltro arriva da giovani universitari e forse ancora più preoccupante, denota come questo paese fatica a imparare dalla storia, a fare i conti con il proprio passato. È una riflessione però importante, perché, come dire, senza un passato condiviso come si fa a costruire il futuro? Sì, è molto difficile, eppure ci sono tanti elementi che non possono non essere condivisi, a partire dalla nascita della Repubblica, dalla nostra Carta Costituzionale,
dalla ricostruzione del paese, la ricostruzione materiale e morale del paese. Ecco, probabilmente già a livello delle scuole superiori, che bisognerebbe che insegnando la storia si trasmettessero questi, che sono dei valori importanti. La storia della Repubblica alla fine non è una storia molto lunga e oggi insomma è abbastanza condivisa. Bisognerebbe quindi che nelle scuole superiori si cominciasse a fare. Purtroppo ci sono delle carenze. A Firenze fecero un concorso nei licei qualche anno fa e chi era Aldo Moro? Qualcuno disse il capo delle Brigate Rosse. Questo proprio per... la confusione totale. Sì, la confusione totale. No, qua invece ci sono alcuni che hanno centrato le domande con le risposte. Qualcuno ci è andato vicino, insomma. Quindi... Però la verità è che di questa parte della nostra storia recente non si parla, anche perché i soggetti politici che erano presenti in quella fase non ci sono più. Il partito oggi più vecchio è la Lega, tutti gli altri non ci sono più. Dalla DC al Partito Comunista, che erano i protagonisti fino agli anni 80 compresi, sono scomparsi. Eppure la vicenda di Aldo Moro segnò profondamente questo paese, su questo non c'è dubbio. Probabilmente fa parte di quei 4-5 passaggi fondamentali della nostra Repubblica. Tutto inizia quella mattina del 16 marzo 1978, come ci ricorda il nostro Simone. Oggi dobbiamo tornare con la memoria alla mattina del 16 marzo del 1978. Quella mattina, poco prima delle 9, la Fiat 130 che trasportava l'onorevole Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale di Roma alla Camera dei Deputati viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse all'incrocio tra via Morio Fani e anche via della Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccidono in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oresto Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, e sequestrano il presidente della Democrazia Cristiana. La Valle, a breve arriveremo ai giorni del sequestro, che appunto tennero col fiato sospeso un intero paese. Io però vorrei che lei ci aiutasse a ricordare e a ricostruire la figura di Aldo Moro, partendo dall'Aldo Moro giovane, l'Aldo Moro che fa parte della FUCI, la Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani. Ecco, partendo da lì, cosa possiamo dire? No, lo dico volentieri, anche se non sarebbe tanto grave che i giovani di oggi non sapessero quello che è stato il Moro nella sua formazione alla FUCI, nel periodo in cui era assistente Giambattista Montini, che poi sarà Paolo VI, non sarebbe tanto grave questo quanto è grave il fatto che non sappiano questa vicenda di via Fani. Questo documento che voi avete trasmesso mi sembra drammatico, ma non per oggi, per il futuro, perché questa generazione che non sa nulla di Moro, della sua uccisione, di quel momento... Lei dice figurarsi la prossima. Non può costruire una Repubblica, non può costruire un futuro. Non è questione di non ricordare, è questione che se nella storia che viene tramandata in questo paese non c'è questo momento apicale, focale dell'uccisione di Moro, che è stato certamente la fine di una fase della Repubblica, la fine della fase costruttiva della Repubblica, delle speranze, dei desideri che si cercava di realizzare. E da lì è cominciata la crisi che oggi proprio questi giovani stanno pagando. Perché la crisi che oggi paghiamo nasce tutta da questa trauma, da questa rottura che c'è stata nella vita democratica attraverso la soppressione e l'uccisione. Io credo che chiedersi cosa sarebbe oggi il paese senza quell'evento è una domanda sulla quale occorrerebbe riflettere. Probabilmente sarebbe tutto un altro paese. Completamente. Castagnetti, però gli anni dell'università, della FUCI, no, furono anni importanti per Moro, su questo non c'è dubbio. Le chiedo, nel suo percorso politico, quei valori della FUCI in quanto furono importanti? Furono sicuramente importanti nella biografia di Moro, ma in quello che ha trasmesso poi Moro, insomma, se si leggono le lezioni che Moro tenne come docente di filosofia del diritto nel 43-44 e poi di procedura penale negli anni successivi, che sono stati raccolti, insomma, c'è la cosa che a me colpisce, c'è tutto il pensiero di Moro, cioè a 28-29 anni, lui è nato nel 1916,
lui aveva già maturato un pensiero compiuto. E all'Assemblea Costituente, in cui entra a 30 anni esatti, lui assolse un ruolo importantissimo, fondamentale. Forse è l'unico costituente che ha assolto un ruolo fondamentale sia nella prima che nella terza sottocommissione dei 70, cioè nella stesura della prima parte, quella dei principi fondamentali, che della seconda parte, di cui ci siamo occupati anche recentemente con il referendum. Difatti, chissà cosa avrebbe votato Moro al referendum? Non so, insomma, ecco. Anzi, potrei fare una previsione, ma non è il caso. Ma Moro faceva parte della commissione dei 18, che è stata la commissione che ha avuto il compito di ordinare l'intero testo dell'Assemblea. Beh, il Moro che lavorava all'Assemblea Costituente è il Moro che si era formato alla Fucci. Ma anche il Moro, adesso immagino che parleremo anche delle fasi successive, sì, insomma, sì. Ecco, anche il Moro che abbiamo conosciuto sino alla fine, insomma, no? La fase della solidarietà nazionale / compromesso storico, insomma, è sempre quel Moro lì. Il grande integratore, lo ha definito Leopoldo Elia, un suo amico strettissimo, cioè quello che ha assunto come missione politica della sua vita di rendere compiuta la nostra democrazia. La nostra è una democrazia incompiuta, così la valutò Moro, perché il mondo era diviso da Yalta, chi stava da una parte e chi dall'altra, e l'Italia era un paese diviso da Yalta, e il problema della politica italiana era far sì che tutte e due le parti che nel secondo dopoguerra si erano divise potessero concorrere a costruire e a guidare la democrazia di questo paese. Questo è stato il suo obiettivo, e Moro ha presieduto, ha controllato, ha governato il passaggio, due snodi fondamentali nella storia della Repubblica: il passaggio dal centrismo al centrosinistra e il passaggio dal centrosinistra alla solidarietà nazionale. Il carattere distintivo, l'aspetto distintivo del carattere di Moro, lei che lo ha conosciuto bene, ma guardi, la pazienza, come direbbe Castagnetti, e tra poco gli chiederemo conto di questo. Sì, guardi, per me la definizione più bella è quella che ne ha dato il Papa ormai Paolo VI nell'omelia per i suoi funerali, quando Paolo VI ha detto la morte di Aldo Moro, questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. Queste caratteristiche di Moro sono cominciate dall'inizio, perché sono appunto quelle in cui è stato formato dalla Fucci, che è stata un'esperienza di grande importanza che ha segnato la vita di quelli che sono passati attraverso questa organizzazione giovanile degli universitari cattolici. Ed è stato sempre così Moro, al di là della sua immagine pubblica, anche così autorevole, alle volte poteva apparire quasi distaccato, ma era questo Moro, era l'uomo mite, saggio. Io ci parlavo ogni sera, perché io, anche se per un breve tempo, perché poi ho cambiato giornale, come dice Francesco, ho cambiato diocesi, ho cambiato giornale e sono andato all'Avvenire d'Italia, però per un certo periodo ogni sera io parlavo al telefono con questo, Moro. Questo era il suo modo di essere. Era così, era così. Vedo la figura di Paolo VI, lei l'ha citato prima, sì, no? Nell'omelia al funerale di Moro. Un rapporto meraviglioso fra i due, no? Meraviglioso. Sì. Basato innanzitutto sulla grande fede sì, di Moro, no? Di cui parleremo tra poco, Castagnetti. Mi pare che quello è un tratto distintivo anche quello. Sì, naturalmente noi i rapporti personali di Moro con Paolo VI non li possiamo conoscere, perché appunto erano rapporti molto personali che erano nati in una esperienza comune che avevano vissuto quando ambedue erano giovani. E poi certamente è continuato questo rapporto, per esempio Paolo VI non ha posto ostacoli a Moro quando ha impostato la politica del centro-sinistra. C'era l'Osservatore Romano che ai tempi di Giovanni XXIII ancora scriveva punti fermi, che era che non si poteva parlare neanche con i socialisti. Tra poco parleremo del compromesso storico. Ecco, e Moro invece fa questa politica prima di aperture socialisti, poi addirittura del rapporto con i comunisti, e Paolo VI non lo ferma, non esercita un potere neanche indiretto della Chiesa. Paolo VI, che peraltro, come dire, subì tantissimo la vicenda di Moro anche da un punto di vista personale. Parlavamo di pazienza, tema a lei caro, ma poi anche la fede.
perché questo è sicuramente un tratto distintivo della figura di Moro. Assolutamente. Beh, guardi, la pazienza nel senso che aveva la pazienza della storia. Io ricordo in quegli anni ero studente universitario e facevo l'assistente a un parlamentare. E nel 67 questo parlamentare, che era Ermanno Dossetti, fratello di Giuseppe Dossetti, andò da Moro ad annunciargli l'intenzione di non ricandidarsi alle prossime elezioni perché era rimasto deluso dei risultati del centrosinistra, della stagione che era cominciata nel 1963. Di fronte alla contestazione di Dossetti che diceva si è fatto troppo poco, Moro gli rispose: io penso che abbiamo fatto troppo. Ecco, Moro aveva un senso della storia, aveva una capacità di intuire e anche lungimiranza. Sì, assolutamente, visione. La grande lungimiranza, Mario Luzzi lo definì, insomma, no, sai perché le chiedo questo? Perché pensando al compromesso storico per il quale forse pagò, no? La vicenda che poi terminò con la sua morte, lui fu il precursore, possiamo dirlo, dell'Ulivo? O no, in qualche modo? Secondo me il disegno allora era ancora quello a cui ho fatto riferimento prima. Bisognava integrare, estendere la democrazia, cioè la possibilità, le opportunità di partecipare alla guida del paese all'intero arco costituzionale, perché non era ancora così. Il disegno era questo. Il disegno successivo Moro non l'ha mai rivelato, che cosa si sarebbe dovuto fare dopo. Però lui aveva, ecco, questa capacità di intuire, ecco, la direzione della storia, che era straordinaria, insomma. Ma lei mi ha parlato anche della fede. C'è un discorso a proposito degli anni di cui ha parlato adesso, della nascita del primo centrosinistra, Raniero Lavalle, in cui lui ha dovuto vincere delle resistenze all'interno della Chiesa. Il presidente della CEI di allora, il cardinale Siri, gli scrisse una lettera di fuoco perché non aveva ottemperato ai sacri ammonimenti. I sacri ammonimenti erano i suoi, di Siri, insomma, no? La resistenza di moltissimi vescovi italiani, era la maggioranza dei vescovi italiani che era contraria. E l'Osservatore Romano era pressato dalla Conferenza Episcopale per resistere. Fu Giovanni XXIII che si oppose ad assumere una posizione, ad autorizzare un editoriale non firmato, tutte queste cose che ormai sono note, ampiamente documentate. Lui ha saputo resistere a questo, e quando ha affrontato il tema nel successivo congresso di Napoli, ne ha parlato negli stessi temi, direi quasi letterali, in cui poi, pochi anni dopo, 2 anni dopo, il Concilio, al punto 31 della Lumen Gentium, è compito dei laici trattare le cose temporali per ordinarle secondo i disegni di Dio, lui disse proprio questo: i nostri principi, quando entrano in politica, subiscono un salto di qualità perché debbono essere comunicati in modo che anche gli altri li capiscano, li comprendano, possono parteciparvi. È un mestiere molto rischioso, lo facciamo noi per preservare la Chiesa. Per preservare la Chiesa dai rischi. Quella di Aldo Moro fu una visione straordinaria. Non so se avesse mai immaginato l'Ulivo, però la storia senz'altro gli diede poi alla fine. Sì, ragione. Credo che sarebbe stato da quella parte. Esatto, ecco. Su questo ci sono pochi dubbi. Lavalle, arriviamo ai giorni del sequestro, 55 giorni drammatici per questo paese. Quanto drammatici? Un paese sospeso. Sì, a parte che lì si interrompe, come ho detto, una fase della democrazia italiana. Ma sono i giorni in cui Moro, per così dire, invera tutta la sua vita, la rende palese, la manifesta, perché Moro muore martire. Moro è un martire, anche la politica ha i suoi martiri. Moro muore per il bene comune politico. Ci sono delle lettere rivolte alla famiglia strepitose. Ma è per questo che Paolo VI lo capisce, perché Paolo VI ha teorizzato che la politica è la più alta forma di carità. Quindi Moro muore martire, e nella sua prigionia,
nel complotto di cui è stato vittima, perché certamente Moro non è stato semplicemente ucciso dal braccio armato delle Brigate Rosse, c'è stata una complicità tutto intorno, sia dei grandi poteri internazionali probabilmente, e sia anche dei poteri interni, che lui poi denuncia nelle con sue lettere, che lui denuncia nelle sue lettere. E in questi 55 giorni in Moro si impersonano, per così dire, due figure bibliche bellissime. Una è la figura di Giobbe, Giobbe che è perseguitato nelle sue carni, e che non riesce a capire che cosa fa Dio dietro questo dolore. E qui la impersonificazione di Giobbe in qualche modo si unisce con Paolo VI, perché anche Paolo VI nell'omelia ai funerali dice: sì, a Dio, non hai ascoltato la nostra supplica, ma che quasi non capisce. La seconda figura? E la seconda figura è Geremia. Geremia è il grande profeta di Israele, il quale dice al re Sedecia: non opporti ai caldei, cioè ai babilonesi che stanno arrivando a invadere la città. E allora Geremia, quando esce dalla città, viene arrestato dalle guardie che lo accusano di passare ai caldei, cioè al nemico, che è la stessa accusa che ha avuto. Continueremo a parlare per ore, ma abbiamo sforato, ma ne valeva davvero la pena. Però sì, prima di chiudere non posso non chiedere a Castagnetti questo. Tra l'altro stiamo vedendo le immagini, tra poco vedremo anche le immagini del funerale di Aldo Moro, l'omelia di Montini di cui parlava la Valle. Le posso chiedere oggi come sarebbe questo paese se non ci fosse stato quel 9 maggio del 1978? Ma probabilmente sarebbero stati diversi gli anni 80 e non ci sarebbe stato così questo passaggio traumatico dalla cosiddetta prima alla cosiddetta seconda repubblica, e tutto si sarebbe svolto, secondo me, con una maturità, una partecipazione diversa. Moro aveva l'obiettivo di unificare il paese, questo paese che lui definiva dalle forti passioni civili e politiche e dalle fragilissime istituzioni. Aveva capito Moro che questo paese aveva bisogno di unità, perché le istituzioni erano troppo fragili, e lui ha pagato anche il costo di questa fragilità delle istituzioni. Grazie per Luigi Castagnetti, grazie a Raniero Lavalle per aver ricordato la figura di Aldo Moro. Mi raggiunge Gabriele, sì, per forza, la chiusura. Allora sì, perché torniamo puntuali domani 15:15, parleremo di una figura che è diventata davvero cruciale per le nostre famiglie, la figura delle badanti. Insomma, vi daremo anche dei consigli su come ci si può orientare in questo mondo, ma vi sveleremo anche chi sono queste persone che ci danno tanto aiuto. Non dimenticate che questa sera alle 21:05 parte la nuova trasmissione di Monica Di Loreto, Buonasera Dottore, tutta sulla salute. Noi ci troviamo qui domani 15:15 in linea al diario di Papa Francesco. A domani.